per il pericolo, ma può essere anche la reazione a qualcosa che ci sorprende per la sua forza positiva. Quindi lo stupore ha a che fare con il godimento e la gioia della bellezza, ad esempio. So che in questi seminari qualcuno ha parlato della bellezza, per l'armonia, per un'eccezionale situazione di serenità e benessere. Certo è che negli anni dell'infanzia tutti noi attraversiamo questo stato emotivo che potremmo anche definire come un dispositivo, il dispositivo dello stupore, che mettiamo in atto di fronte a qualcosa appunto che ci sorprende, che riteniamo inatteso e inaspettato. Da qui discende il desiderio istintivo di decifrare ciò che ci ha stupito, di capire con che cosa abbiamo a che fare. Giovanni Bascoli, credo lo ricordiate tutte e tutti, parlava del fanciullino come dell'essere che desidera dare un nome a tutto ciò che vede e che sente per la prima volta. Lo psicologo e educatore russo Lev Vygotsky scrive che ciò che il bambino vede e ode costituisce il primo punto d'appoggio per la sua creatività. Quindi c'è questo rapporto forte fra la novità, l'impatto della novità sul nostro equilibrio pregresso, un impatto generativo evidentemente, e la reazione comportamentale che si manifesta in forma di atto creativo, veicolato da uno o più linguaggi, naturalmente, non solo e non necessariamente dal linguaggio verbale, dal linguaggio del corpo, dal linguaggio segnico, grafico, musicale. Ecco quindi una buona definizione dello stupore infantile. Osservare, nominare le cose che non conosciamo e che ci colpiscono, che attraggono la nostra intelligenza, e cercare di interpretarle attraverso il ragionamento e il linguaggio con il quale abbiamo più familiarità e che riteniamo più adatto ad esprimere le conseguenze dello stupore. In questo senso è proprio l'artista, allora, l'eterno bambino che si stupisce di fronte a tutto ciò che nomina, che vede per la prima volta e rinomina tutto a suo modo, no? Secondo i suoi parametri. Elemir Zolla, nel suo splendido saggio sullo stupore, raccolta di saggi sullo stupore infantile, ha scritto che tenta di fissare questi ritorni all'infanzia il pittore o l'esecutore o il poeta che riesca a imbrigliare in giri di pennellate, di tocchi, di parole, la commozione trasognata che un dì lontano, fino ai 2 anni e mezzo, quindi riduce moltissimo il range dei primi 3 anni, fu costante. A sua volta, naturalmente, la creatività stimolata dallo stupore genererà, produrrà prodotti destinati a loro volta a stupire i fruitori. Ancora Vygotsky, descrivendo lo stupore infantile, afferma: la passione che hanno i bambini per l'esagerazione, allo stesso modo di quella che si riscontra anche in alcuni adulti, ha radici interiori assai profonde. Sono radici che risalgono principalmente all'influsso che il nostro intimo sentimento esercita sulle impressioni esterne. Noi esageriamo le cose perché vogliamo vederle sotto un aspetto esagerato, capito? Ossia perché questo risponde a una nostra esigenza, a una nostra condizione interiore. Uno specchio magnifico della passione dei bambini per l'esagerazione sono le immagini fiabesche. Da molti anni io insegno letteratura per l'infanzia nell'università. Esiste questa disciplina anche nell'università, per quanto ciò possa destare lo stupore ancora
di molti che considerano la letteratura per l'infanzia un prodotto culturale di serie B o C e non degno di un'analisi critica, di uno studio scientifico e quindi di una didattica universitaria, e la insegno in un dipartimento di scienze della formazione. Il mio rapporto con lo stupore, quindi il mio rapporto lavorativo, professionale, didattico con lo stupore, fa i conti con molte forme di comunicazione educativa con l'infanzia, con la progettazione di molte forme di comunicazione educativa con l'infanzia. Prima di tutto devo insegnare alle mie studentesse e ai miei studenti, che sono futuri insegnanti di scuola primaria, di scuola dell'infanzia, a trasmettere ai bambini con i quali si rapporteranno la capacità di stupirsi, appunto, di fronte alle parole e alle immagini dei libri. L'educazione alla lettura, il piacere di leggere. Una sfida che, come voi potete immaginare, appare sempre più impossibile. Mi interessa però molto sondare lo stupore, che spesso è notevole invece, dei piccoli destinatari di letteratura attraverso il lavoro dei miei studenti. Ma devo riconoscere che il grosso del mio impegno è dedicato a recuperare la capacità di stupirsi dei miei studenti universitari. Non è facile fare questo con ventenni che hanno perso quell'orecchio acerbo, che Gianni Rodari, sua definizione, che Gianni Rodari raccomandava di conservare nell'età adulta, dall'infanzia. E sono convinto che l'educazione alla lettura, al piacere che se ne può trarre, sia un percorso che deve necessariamente far leva sulla nostra capacità di stupirci. In generale, di fronte alle opere della creatività umana, l'arte, la musica, la scrittura, la letteratura, il teatro, il cinema, la fotografia, tutto ciò deve in qualche modo fare i conti con questo dispositivo dello stupore. Ancora parole di Elemir Zolla. Irrecuperabile è quel mare, fluito verso dove corre ogni tempo, il numeno che soltanto l'infanzia vede, fiuta, ode, tocca. A volte ci riapparirà ascoltando preludi e fughe di bacche o osservando strisce fluorescenti o odorando un'alga. Quindi lo stupore è un dispositivo fondamentale per la motivazione e per la partecipazione in generale. Oggi noi in realtà viviamo in un mondo in cui solamente siamo soliti affermare che non ci stupiamo più di niente. Certo. Io non mi stupisco oramai più di nulla. È una frase ricorrente che attribuisce allo stupore un'accezione quasi negativa, oppure che parte da qualcosa di negativo. È una reazione mancata, oltretutto, perché non ci stupiamo, rispetto a qualcosa di pessimo che riteniamo pervasivo nelle nostre vite. È tutto così orribile, volgare, basso, che non ci stupisce più, perché siamo abituati. Però, quando parliamo dell'urgenza di salvare la capacità di stupirci, a cominciare dall'infanzia, quindi coltivarla, salvarla e conservarla nell'età adulta, l'orecchio acerbo, di solito alludiamo a qualcosa di positivo, di bello, alla nostra reazione di fronte a ciò che non dovremmo dare per scontato, no? Per quanto piccolo e inusuale nella vita di tutti i giorni, che è un privilegio, a tutto ciò che è un piccolo privilegio, al quale abbiamo fatto l'abitudine, rasentando l'indifferenza, un'alba, un tramonto, un sorriso, una relazione umana, come invece facciamo? L'indifferenza, a causa della nostra distrazione, nel caso nostro, e cognitiva, nella decifrazione e tesaurizzazione dei messaggi plurilinguistici che in ogni istante della nostra giornata ci circondano e ci frastornano. E quindi non c'è spazio per lo stupore. Provare stupore in questa prospettiva naturalmente implica la responsabilità dell'attenzione, dell'analisi critica e del giudizio, del sapere osservare prima di tutto. Se non si osserva non ci si stupisce.
Stupirsi è un'azione quindi che richiede responsabilità forti di tipo intellettuale, estetico, morale, eccetera, eccetera. E quindi per noi oggi stupore equivale anche a indignazione, per esempio, a riprovazione, a capacità di prendere le distanze da qualcosa che riteniamo un sintomo di decadenza della civiltà. Torniamo quindi a quell'aura negativa rispetto alla quale lo stupore significa saper vedere ciò che non va. Partecipare con attitudine critica alla vita comunitaria, quindi, anche questo è una conseguenza dello stupore. E mi piace naturalmente tornare a citare Antonio Gramsci, che aveva toccato questi stessi concetti nella sua famosa affermazione «Odio gli indifferenti». Chi non è indifferente è capace di stupirsi, evidentemente. E lo stupore, quindi, in questa prospettiva diventa un necessario presupposto in senso alto e totale dell'attività politica e della vita civile. Quindi lo stupore è un modo di reagire di fronte alla realtà, che ha un grande valore morale, direi, e che richiede capacità analitiche, critiche e di giudizio. Nelle scienze dell'educazione, alla luce di tutto quanto ho detto, lo stupore è quindi un passaggio obbligato, qualcosa che ha a che vedere nel profondo con la formazione della persona umana, della sua capacità di stare al mondo, di relazionarsi con i suoi simili e anche con i suoi dissimili. E sulla capacità di stupirsi che hanno gli animali ci sarebbe da scrivere trattati su trattati, credo. Verissimo. Che possiamo condividere quest'idea. Proprio vero. Ma oggi qui ci troviamo a parlare più che altro della rappresentazione dello stupore nella letteratura per l'infanzia, e in particolare dello stupore che si genera nei personaggi bambini, ovvero a sondare come alcuni autori hanno rappresentato questo dispositivo emotivo-cognitivo e quindi in definitiva pedagogico nelle storie rivolte ai più giovani. Ecco il motivo della scelta del mio titolo, una delle celebri frasi che pronuncia Cappuccetto Rosso al cospetto del lupo, e qui vedete Cappuccetto Rosso, non ha che la mani famosa grandi. Illustrazione di metà 800 di Gustave Doré. Lo stupore che precede la catastrofe, anche se temporanea ovviamente, lo stupore necessario rispetto alla novità di ciò che la bambina vede e allo scarto che ciò rappresenta nei confronti di tutto quello che lei, Cappuccetto, si aspettava di vedere. Certo. I conti non tornano in questa situazione e lo stupore infantile diviene un meccanismo narrativo, quasi un elemento strutturale del testo fiabesco, direi, straordinario, che crea suspense, attesa e meraviglia. Lo stupore segna il vero incontro-scontro con l'antagonista. È l'incontro con l'assassino, eh? È il momento dell'esperienza, è di quelle che ti cambiano veramente la vita. Non potevo non prendere le mosse dal corpus fiabesco stupefacente per antonomasia nella vulgata più nota a tutti noi. Che maniera. Infatti nella fiaba più in generale che possiamo dire che lo stupore è generativamente connesso alla meraviglia, il non poter credere ai propri occhi o alle proprie orecchie, no? È quasi sempre una questione di sguardi. E dunque lo stupore si riduce spesso anche in un atteggiamento, in una postura fisica del bambino, lo vedete, che gli illustratori hanno saputo interpretare anche molto bene, come in questo capolavoro, procurata dall'intervento della magia, nelle fiabe in generale, è la magia che genera stupore e può essere naturalmente un intervento negativo, così come un intervento positivo e risolutore. Se dovessi invece rintracciare bambini stupiti raccontati nel passaggio fra l'età moderna e l'età contemporanea, sicuramente, ancora prima di arrivare alla vera e propria letteratura per l'infanzia,